Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti ad un nuovo video, ad un nuovo appuntamento con il Bullet Journal. Allora, io direi che abbiamo terminato con tutte le sezioni che a me servono per quanto riguarda l'organizzazione, calendari e cose varie. Allora, l'ultima volta mi sono arrivati questi stencil, che però noi ancora non possiamo, cioè non posso ancora farveli vedere, perché allora l'ultima volta abbiamo fatto i calendari annuali che mi servono a me, farmaci integratori, e avendo finito con tutte queste tabelle, chiamiamole tabelle, iniziamo con la vista mensile e settimanale. Allora, io penso che oggi vi faccio vedere soltanto la vista mensile, perché per quanto riguarda la vista settimanale c'ho qualcosina da farvi vedere, ma unire le due cose sarebbe un po' più lungo. Allora, perché non posso farvi vedere come si utilizzano, non come utilizzo io, perché lo utilizzano tutti allo stesso modo, gli stencil? Perché essendo, già siamo a maggio, per cui essendo, avendo iniziato io ad aprile ed essendo molto in ritardo con la registrazione dei video, perché aspettavo queste che poi alla fine mi fanno hosting, va bene. Io aprile l'avevo già impostato, lo stavo già utilizzando, per cui non ho utilizzato questi stencil perché era già definito. Insomma, va bene. Vi spoilerò già che lo utilizzeremo. Mi sto incartando. E fuori è un bel po' nuvoloso e sembra che non piova, ma se mi incarto io con la lingua, siamo lì lì, anche perché c'ho anche un po' di meteoropatia, per cui se non viene a piovere mi devo prendere una pasticchetta per il mal di testa. Va bene, dettagli, i miei problemi non vi interessano, spero perlomeno. E stavo dicendo, vi spoilerò già che lo utilizzeremo per la vista mensile di maggio, anche per tutta la vista per tutto il setup di maggio, mentre per il setup di aprile sono andata un pochino più sul righello. Sì, ancora lui. Va bene, io direi di iniziare. Ah, io volevo pure dire che per quanto riguarda i segnalini, qui io li ho messi fosforescenti. Fluorescenti, scusate, perché fosforescenti mi sembra che è in dialetto, non mi ricordo. Li ho messi fluorescenti per quanto riguarda tabelle e cose varie. Per quanto riguarda il planner mensile, io volevo metterci questo qui glitterato, che adesso vi faccio vedere. Ve li faccio vedere anche da qui dentro, la nostra giardina. Ecco a cosa mi servono le giardine. Tutti questi glitterati, in modo che io già so che quelli fluorescenti sono per quanto riguarda gli schemi dove io devo andare a fare riferimento, mentre quelli glitterati ci faccio i planner mensili, in modo che quando ho il quaderno chiuso lo ritrovo subito. Bene, questa è la giardina che non si chiudeva bene, infatti, ma ne abbiamo fatte tante altre e ne faremo altre ancora. Va bene, iniziamo. Iniziamo, iniziamo, iniziamo. Allora, io direi di spostare penne, pennarelli da un'altra parte. Prendo il righello, adesso penso che questo mi dia un po' fastidio.
un po' impolverato il riello. Vabbè. Gli diamo una pulitina. Allora, io la scritta di aprile, devo prendere anche il quadernino da mettere sotto, perché con il bullet journal, quello proprio effettivo, di marca, originale, non serve che mettiate il quaderno sotto, ma io ho preso dei quadernini, per cui questo è. Allora, avevo pensato di fare la scritta in questo modo. E adesso vi faccio vedere anche perché. Dice, ma già lo stai cancellando ancora prima di scrivere. Tranqui, tranqui. Ok. Poi. Allora, io volevo lasciare un piccolo spazietto qui. Adesso mi andrò ad attaccare perché se sentite dei rumori sono i tre cuccioli che ho in bagno che stanno facendo danno. Quando giocano è così. Poi non so come sarà quando cancellerò la matita. Spero sia venuta una cosa carina. Sì, vabbè. Io riesco a fare le linee perfette perpendicolari, ma non laterali. E aprile l'abbiamo fatto. Allora, vedete, io ho tirato quelle linee, le due linee rette per avere un punto di riferimento su dove lasciare un piccolo spazietto. Non lo so, ma andava di farlo così. È un po' più carino. Questa è una cosa che adotterò solamente per il titolo del mese, perché non è che qua, cioè, divento pazza. Poi dobbiamo tirar giù, che qui non ho cancellato i puntini ed ho paura di sbagliarmi, ma io faccio così, così non mi sbaglio. Però lo voglio fare con il 3. Oddio, il 3 però mi faceva hosting. No, facciamo con l'8. Con l'8 ok, sì, qua è molto appiccicato. Qua è tutto appiccicato. Questo perché lo sto facendo con un quaderno a quadretti. Perché se noi lo facessimo con un quaderno bianco, cioè con i fogli bianchi o anche con i fogli neri o fogli colorati, perché ho visto che in giro ci sono anche dei fogli colorati, ecco che vi sto spostando tutto. Se non erro, è l'ultimo Plummer uscito da poco al Tiger, ma l'ho visto giusto così nei video di alcune persone che fanno vedere cosa c'è sempre da Tiger perennemente. E c'era, ho visto che c'era un planner che praticamente aveva sei fogli tutti puntinati, se non erro, non mi vorrei sbagliare. Se non erro, erano tutti puntinati. Erano
neri, bianchi e sul marrone, oro, ocra. Non lo so perché poi dal video di solito i colori sballano. Non era una brutta idea. Vi devo dire la sincera verità. Era una cosa particolare. Che potrebbe, praticamente tu quando chiudi il quaderno ti vedi fogli, una striscia nera, una striscia marrone, una striscia bianca, per cui ti fai diverse sezioni, però dopo dipende anche da quelle sezioni, se tu le utilizzi come planner mensile o come planner annuale, perché quello che si usa di più, che occupa più pagine in un bullet journal sono i planner. Questo mensile settimanale, perché per il resto sono tutte, se avete visto, pagine 1, 2, massimo 3 facciate. Però è stata, dai, mi è piaciuto. Non so se utilizzerò mai una cosa del genere, perché dovrei, ci sarebbe sicuramente uno spreco di fogli. Però, dai, è un'idea carina. Sì, ci ho ripassato 2 volte perché, come ve lo faccio vedere da vicino, se tiro giù mi fa la linea non proprio dritta, me la fa un po' spezzettata, per cui tiro giù 2 volte, cioè tiro giù e ritorno su. Giriamo il quaderno perché altrimenti mi pende il righello. Direi di iniziare da qui. Allora, noi qui abbiamo la nostra pezzoletta, sempre lei, per pulire il righello. La sto utilizzando asciutta perché ho visto che con quella bagnata mi va via il colore. A parte che sto cercando di utilizzare questa parte del righello in modo che se va via il colore, i pollici a me poco mi interessano perché sono abituata ad utilizzare i centimetri, però vabbè. Va bene. Poi tiriamo ora le linee orizzontali. E uno. Questo devo arrivare in fondo. Ops. Ho lasciato un puntino non fatto. Allora, come vedete il mio calendario, cioè il mio planner, si dovrebbe chiamare planner mensile o vista mensile, chiamiamola vista mensile, va? È un po' vuota, ci sono giusto qualche, ma perché questo è il periodo in cui, a causa di quello che c'è nel mondo, che non lo voglio più nemmeno nominare perché oramai mi ha stufato proprio, cioè. Mi dispiace dirlo, ma in Italia non siamo in grado di gestire le emergenze. Da ex volontario di protezione civile, vi posso dire che in Italia non siamo in grado
di gestire le emergenze. Ma non è soltanto una cosa dell'Italia, è un po' in tutto il mondo, perché io vedo che la gente continua. Non sto parlando delle istituzioni, sto parlando anche di noi personalmente, perché allora, una signora mi ha detto che era immune perché era andata a fare il tampone. Un altro mi ha detto, io ho fatto che un collega, un amico che mi ha abbracciato, gli ho detto scusa, ma non siamo congiunti. Ma ho fatto il vaccino. Io adesso non voglio fare la tuttologa, non voglio fare la quella che sa tutto, quella che la polemica ed altre cose che non sono. Ma se tu fai il vaccino, non è detto che non ti ammali. La prendo in forma più leggera, ma potresti comunque trasmetterla se la prendi. Non sei immune se fai il vaccino. Non è una. Il vaccino non è una cura. E dopo io, a me mi parte l'embolo, per cui è meglio se torniamo al bullet journal. Basta, chiudiamo questo discorso perché se no mi agito. Mi agito. Niente, allora, chiudiamo. Io ho fatto tutte queste caselline, come avete visto nel frattempo mentre cianciavo. Ho tirato anche le linee orizzontali e adesso sto facendo degli scacchetti di 2x1 per andarci poi a scrivere il giorno del mese. E adesso, stando lontano dal quaderno, e sto facendo non so come. Non le voglio fare con il righello perché un quadretto per due non mi sembra il caso. Però le linee vi dico che tanto dritte non sono. Io con la vista devo stare un pochino più vicino. 40 centimetri non mi danno fastidio. Ho leggermente la vista annebbiata a causa della miopia, per cui se mi vedete fare le linee storte, sapete il perché. Guardate che io quelle in matita, io non le ho fatte con il righello, a parte che si vede e non si vede perché si confonde con il quadratino, però proprio perché si confonde con il quadratino vuol dire che sono proprio sopra la linea del quadratino, per cui fatte dritte. Allora, dai che questo video forse riusciamo a farlo un pochino più corto. Se non mi perdo in chiacchiere. Facessi le linee dritte, mannaggia a me. Era una volta che facevo i cerchi perfetti come Giotto. Tanto, tanto tempo fa. La dote artistica diciamo che l'ho dovuta abbandonare per cause di forza maggiore. In primis perché a una certa devi andare a lavorare. Non sono nata in una famiglia benestante che mi abbia potuto permettere comunque anche di studiare. Tra virgolette, noi non abbiamo la laurea, però io sono molto più
manuale, mi piace, riesco a fare le cose con le mani, studiare. Allora, 01, 02, 03, 04 e non sto contando le pecorelle, eh? Non vi addormentate. 05, 06, 07, 08, 09, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Oddio, come l'ho fatto quest'uno? 16, 17. Questa era la pecorella che è andata a sbattere contro la staccionata. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, è una storia un po' lunga. Non la voglio ripetere ogni video. Andatevi a vedere. L'ultimo, non mi ricordo. Va bene, ve lo dico. Allora, la storia delle pecorelle. Praticamente tu quando conti, mi viene sempre in mente. Quando prima di addormentarti ti dicono conta le pecorelle. Allora io mi immagino di contare le pecorelle, cioè, no, mi immagino quando ero bambina, mi immaginavo di contare le pecorelle che saltavano la staccionata. Quando stai per addormentarti, capita quella che va a sbattere contro la staccionata e ti svegli. E questo qui dell'uno contando. Tutte cose che cioè, il mio criceto mi dice di fare queste cose. Che volete da me? Per cui contando qui ho sbagliato perché era la pecorella che è andata a sbattere contro la staccionata. Sto delirando. Abbiate pietà di me. Questa reclusione forzata fa male, ve lo dico. Anche se comunque non so nemmeno al mio paese che se siamo giallo, verde, arancioni, blu, non lo so. Io comunque sì, esco esclusivamente per lavoro quando ci sarà. E esigenze, cioè se devo andare a fare spesa, se devo andare in farmacia, se devo andare dal medico, di certo. E mi faccio una passeggiata mentre vado a fare queste cose, perché dato che non ho la macchina, ne approfitto di camminare anche un pochino. Ce l'ho la patente, ma non ho la macchina. Purtroppo, come vi ho detto prima, non sono nata in una famiglia agiata, tutto quello che ho dovuto sudarmelo, per cui questo è. La macchina non gliela possiamo permettere, cioè ce l'avevo, ma si è rotta. Purtroppo l'avevo comprata quando lavoravo in fabbrica, quando c'avevo una busta paga, quando tutti i mesi percepivo più o meno quei 2 milioni. Perché prima che arrivasse l'euro sono arrivata a prendere anche 2 milioni. Poi dopo è andato tutto a scendere, per cui una volta che è rotta la macchina, non avendo più un lavoro fisso, lavori saltuari, i soldi oggi ci sta, sto mese ci stanno, il mese prossimo non si sa, per cui non abbiamo avuto la possibilità di comprare un'altra macchinina. Va bene. Allora, io direi che qui abbiamo finito. Abbiamo il nostro calendario mensile. Allora, perché l'ho fatto così e non dritto? Perché praticamente questa è la colonna dei lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato.
domenica. Come di solito, che adesso io non penso di ritrovarmi, non so, adesso qui è tutto sotterrato, vi devo scartabellare tutto. Vediamo un attimo se riesco a ritrovarlo. Eccolo. Ve lo ricordate questo qui che era arrivato? Questo lo stesso li ha tutti scomposti, diciamo, non ce l'ha tutti in fila come questo qui, proprio perché in base al giorno della settimana in cui inizia il mese, tu inizi da lì. Non lo sto utilizzando perché sinceramente mi andava un attimino. Questo va bene per chi ha i fogli trasparenti, sì, trasparenti, ciao. I fogli bianchi o neri, se avete. Oddio, neri non lo so perché. Trovare un inchiostro per fare uno stampo con l'inchiostro bianco non so se si trova. Però non mi veniva poi tanto ordinato come mi è venuto questo, capito? Ho preferito farlo a mano. Ma va bene, comunque lo possiamo sempre utilizzare in futuro. Allora, dove eravamo? Ci siamo persi. Dicevamo. Per cui qui andando in colonna, tu sai che ne so, magari il 16, adesso parlo di aprile, è passato, lo so, ma faccio un esempio. Il 16 d'aprile, tu sai che sta qui la colonna del venerdì, perché poi c'è sabato e domenica, qui è giovedì, qui è mercoledì, qui è martedì, qui è lunedì. Ok? Allora, 27 minuti di registrazione. Questo perché me ne sono andata in chiacchiera. Allora, quante volte ho detto allora? Picchiatemi. Questo è quello che ho fatto per quanto riguarda la vista mensile del mese di aprile. La prossima volta vediamo le viste settimanali. Intanto questa pagina l'andrò comunque a fare perché sono soltanto 4 giorni, ma poi vedremo anche, vi faccio vedere la settimana completa, insomma. E niente, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, l'avete trovato utile, avete delle critiche costruttive da farmi, scrivetemele sotto nei commenti. Mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina se volete la rottura di scatole delle notifiche e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!